siamo. Ho detto che mi dispiace. Non intendevo far cadere quel masso sul vostro nido. No! Non credo che le tue scuse le calmeranno, Eric. Meg, presto, fate qualcosa, accidenti! Beh, una cosa è certa. Devo trovare un cappello nuovo. Se ne sono andate. Sì, cavaliere. Sono volate via. Arrivate in tempo, vostra piccolezza. Dove eravate quando ci serviva uno sterminatore, eh? Ci sono molte cose che richiedono la mia attenzione. La vita di Dungeon Master non è facile. Ma cosa sta dicendo? Possiede tonnellate di poteri e non ne approfitta mai. Ragazzi, se fossi Dungeon Master saprei io che cosa fare. Che proposta interessante. Sì, è vero. Potrei prendermi una vacanza. Molto bene, cavaliere. Accetto la tua offerta. Come? Scusami, Gran Maestro, ma cos'è che intendi dire? Voglio trasformare il cavaliere in Dungeon Master. Solo per un po', naturalmente. Io? Dungeon Master? Non mi sento bene. Si può fare. Io ti darò tutti i miei poteri e potrai usarli a tuo piacimento. Via, questo è uno scherzo. Vero, Gran Maestro? Lui non sa fare neanche un trucco con le carte. Aspetti un momento, Gran Maestro, lo prego. È tutto vero, non mi riescono neanche i trucchi con le carte, non scherziamo. No! Oh, ma cosa ho fatto? Non mi sento diverso. Con l'andar del tempo te ne accorgerai, ma devi imparare a controllare i tuoi poteri. Ragazzi, sono un mago. Vi andrebbe un pezzetto di torta? Non devi scherzare con ciò che ancora non conosci, giovane Dungeon Master. Scusi, ha ragione. Però questo nuovo stato mi ha fatto venire una sete incredibile. Ehi, perché l'ha fatta sparire? Devi renderti conto che tutte le cose sono collegate tra di loro. Ogni azione porta con sé le sue conseguenze. Esiste un equilibrio universale. Se tu trasferisci una sorgente per soddisfare la tua sete, forse in un altro luogo, una terra fertile, potrebbe diventare deserto. Come faccio a sapere cosa devo fare o cosa non devo fare o quando non dovrei... Vai verso est e trova una città chiamata Porto della Notte. È lì che viene custodito il grimoire d'oro. In esso si cela la chiave di tutto ciò che tu cerchi. Mi dica una cosa, che fine ha fatto il mio scudo magico? In questo viaggio la conoscenza dovrà farti da scudo. È sparito di nuovo. Già, e questa volta è andato in vacanza. Andiamo, su col morale. Non avete sentito cosa ha detto? Sono io Dungeon Master ora. Lo sappiamo, Eric, è questo il problema. Ragazzi, ecco, io non vorrei dirvelo, lungi da me l'idea di ferire i vostri sentimenti, ma prego, da questa parte. Oh, santa pazienza! Speriamo che il cielo ce la mandi buona. Nel grimoire d'oro c'è la risposta a tutto ciò che cerchiamo. Secondo voi Dungeon Master cosa intendeva dire? Chiedilo a Eric. Adesso Dungeon Master è lui. Va bene. Eric, che cosa vuol dire? Ah, sì, dunque, mettiamola così. Queste cose sono molto complicate e non facili da spiegare, ragazzi. In altre parole, non ci capisci niente. A che ti serve essere Dungeon Master se non sai neanche come comportarti? Vorrei sapere chi mette in giro certe voci. Proprio tu. Apri sempre bocca per vantarti. Forza, coraggio, dimostraci che qualcosa sai farlo. D'accordo, piccoletto, apri bene le orecchie. Ora che sono Dungeon Master, vi posso portare... a casa. Non ci avevo pensato. Ha ragione. Deve essere proprio questo che intendeva Dungeon Master. Certo. Posso provarci. Lo sento. Veramente non so come. Ancora. Ha detto di cercare la città a Porto della Notte e qualcosa d'oro. Un grimoire, credo. Senza dubbio. Ma che cosa sarà mai il grimoire? Andiamo, ragazzi. Devo sempre spiegarvi tutto. Il grimoire è un libro di magia. Grazie tante, Eric, ma questo lo sapevo già. Ci sarà scritto come fare per tornare a casa. Che cosa stiamo aspettando allora? Muoviamoci! Pff,
padrone, ho delle notizie che potrebbero essere interessanti. Di che si tratta? I giovani allievi di Dungeon Master cercano il Grimoire d'Oro in una città chiamata Porto della Notte. Cercano il Grimoire d'Oro? Benissimo, lasciamo che quegli stupidi ci conducano al libro. I suoi segreti saranno miei. Andiamo, Demone Ombra. Dobbiamo aiutare i nostri giovani amici nella loro ricerca. È ancora molto distante questa città, Eric. E come faccio a saperlo? Ma tu sei Dungeon Master, ricordi? Ah, giusto. Vediamo, come si esprimerebbe Dungeon Master? La potrete trovare a meno che non vi trovi prima lei. È molto lontana, è vero, ma in verità è anche molto vicina. È chiaro? Ma che scena! Eric! Va bene, datemi tempo, per favore. Potrebbe anche andare peggio. Sì? Bobby? Prego, a te l'onore. Credo che possiamo anche andare, Gran Maestro. Lascia almeno che mi organizzi. Ora mi occupo io di quella palla di peli. Come vuoi, ora la libero subito, così se... No, per carità, voglio dire... Hai agito con molta saggezza, Archer. Com'è divertente. Il giovane cavaliere si è mascherato da Dungeon Master. Voglio vedere se la sua magia riesce a fronteggiare una delle mie famose tempeste stregate. Sembra che il tempo stia peggiorando. Questa tempesta non è opera della natura. Deve essere un sortilegio di Venger. Come fai a saperlo? Non lo so, è così e basta. Mettiamoci al riparo! Muovetevi! Corri, allora, andiamo! Uni, corri! Forza, ragazzi! Corri, Henry! Presto, presto! Corriamo! No! Placati! Ma come diavolo hai fatto, Eric? Avanti, diccelo! E che ne so? Bravo, Eric! Qualunque cosa tu abbia fatto ha funzionato! Il ragazzo è molto potente, padrone! Sì, ma non ha alcuna esperienza. Il suo potere non gli porterà fortuna. Andiamocene, Demone Ombra, ne ho abbastanza. Cerchiamo Porto della Notte e il Grimoire. Insomma, deve esserci una strada più breve per arrivare a Porto della Notte. Forse potrei tirar fuori qualcosa di utile dal mio vecchio cappello. Che bello, un tappeto volante! Che se ne vola via! Lasciate fare al vostro Dungeon Master, ragazzi! Sì? E cosa farai comparire? Un aeroplano a vapore? Perché no? Harry, e adesso cosa succede? Non preoccuparti, è tutto sotto controllo! Ah, un ottimo sistema per volare. Che meraviglia, aeroline, pollastri e affini. Beh, è sempre meglio che andare a piedi. Ehi, niente male, Eric. Sì, sei sulla buona strada per diventare un esperto Dungeon Master. Se vivrò abbastanza, guardate, è il dragone rosso. Tenetevi forte! Pensa qualcosa, Eric! Nelle istruzioni il dragone non c'era! C'è solo una cosa da fare! Abbandonare il volatile! Ma stare lì imparato, Eric! Ci provo! Non mi viene niente, accidenti! Andiamo bene! Hocus pocus! Abracadabra! Cappellino, fa qualcosa prima che sia troppo tardi! Datemi una mano! Ehi, si schianterà al suolo! Oh, Dio!
Ehi, non fare quella faccia, scemo, sei vivo. Sì, grazie a te. Bel Dungeon Master che sono. Non riesco neanche ad evitare di trasformarmi in una frittella. Non ti tormentare, Eric. Per imparare ad usare i poteri di Dungeon Master ci vuole molto tempo. Già, l'ho visto. Vi ringrazio di aver trovato la strada per Porto della Notte. Ora, forza, muoviamoci. Gli passerà. Lo spero proprio. Ma secondo voi siamo ancora molto lontani? Avremo fatto il giro del mondo, ormai sono ore e ore che camminiamo. E se avessimo sbagliato strada? Forse l'abbiamo superato a Porto della Notte. Sarebbe stato molto difficile non notarlo, Sheila. Accidenti, è più grande di quanto pensassimo. Sì, ed ha un aspetto per niente amichevole. Ora ci penso io. State a guardare. Fermo, Barbaro. Queste porte non possono essere abbattute. Come? Bravo, Eric. Hai agito proprio come Dungeon Master. Ti ringrazio, ma non c'è bisogno che mi insulti. Svelto, demone ombra. Dobbiamo trovare il nascondiglio del libro prima dei nostri giovani amici. Non avevi detto che sapevi dove stavamo andando? Lo so, infatti. Ah! Chiedo scusa, non è questa. E che ne pensi di quest'altra? Che è lei? Entriamo! Sei proprio un disastro, Eric. Dai, tiriamolo fuori di lì. Un altro tentativo a vuoto. Si possono impiegare degli anni per trovare il grimoire in una città così grande. E va bene, non lo cercheremo più. Ci limiteremo a seguire i ragazzi. Visto che il cavaliere porta le vesti rituali di Dungeon Master, è molto probabile che ne possieda anche la conoscenza e il potere. Ma dove li scoviamo adesso? Lascia che ci pensi io. Tu sei sicuro che sia la strada giusta, vero, Eric? Insomma, fidati di me. Dopotutto, che cosa mai Dungeon Master che io non posso avere? Lo stile, Eric, lo stile. Che postaccio. Se Eric dice che bisogna andare da questa parte, andremo da questa parte. Spettrale. Non preoccuparti, ti assicuro che non abbiamo nulla da temere. Tranquilli, niente paura, è soltanto una statua. Contenti adesso che vi avevo detto? Aiuto! Eric! Due punti per te, Eric. Saliamo! Tre punti! Seguitemi! Siamo ai tuoi ordini, Dungeon Master! Guardate! Il grimoire d'oro. Sì, è lui, amici. Ora andremo a casa. Kupira Akushni, io ti evoco o porta sul mondo. Ehi, che ci è riuscito. Dobbiamo deporre qui le nostre armi magiche. Che ne sarà di Uni? Non possiamo portarlo con noi.
No, Bobby, mi dispiace. Uni non potrebbe sopravvivere nel nostro mondo, ma lo proteggerò da lontano con la mia magia. Addio, Uni. Mi mancherai tanto. Una scena molto commovente. Che peccato che non serva a nulla. Le vostre armi sono le mie adesso. Così come il grimoire d'oro. Svelti! Attraversate la porta del mondo prima che si chiuda! Terrò io a Bada Vengeance! Tu sei pazzo! Ha preso le nostre armi e anche il grimoire d'oro! Come puoi pensare di poterlo fermare? Posso farlo perché sono Dungeon Master! Rinunciaci, ragazzo, subito! E ti lascerò vivere! Niente da fare, brutto bestione! Avanti! Tira fuori il tuo colpo migliore! In guardia! Vediamo che sai fare! Soltanto uno di noi sopravviverà al combattimento e non sarò certo io! Forse ho sbagliato! Che stupido ragazzino! Dunque credi che sia un gioco? Ti dimostrerò che stai commettendo un grossissimo errore! Dobbiamo fare qualcosa! Diana, cerca di arrivare alle nostre armi! Ora ci provo! Oh no, non abbandonatemi ora! Pensavi realmente di poterti comportare come Dungeon Master? È stato un errore madornale, cavaliere. Ma sarà l'ultimo della tua vita. Adesso mai più! Padrone, le armi! Ferma! Al volo, Bobby! Preso! Bel colpo! Ne ho abbastanza. Questa volta mi libererò di voi definitivamente. No! Molto bene. Tu sarai il primo. La conoscenza sarà il tuo scudo, cavaliere. No! Il grimoire! No! Via di qui! Il palazzo sta per esplodere! La porta magica si richiude! È scomparsa del tutto! Già, e noi siamo ancora qui! Stiamo vicini! Questa volta. Mi dispiace, ragazzi. Credo di aver sbagliato tutto. Sciocchezze! Sei stato molto bravo, giovane Dungeon Master. Mi prende in giro. Non sono stato capace di riportarli a casa e ho distrutto il grimoire d'oro. Però eri anche disposto a dare la tua vita per i tuoi compagni. È vero, Eric. Tu hai rischiato la vita per salvarci. Davvero? Grandioso! Sono un eroe! Allora devo essere impazzito! Ascolti, Gran Maestro, non pensi che io non mi sia divertito? Mi sono divertito, ma preferirei tornare ad essere Eric il Cavaliere. Questo, se lei è d'accordo. Immediatamente. Oh, sono felicissimo di aver lasciato i suoi panni. Non volevo offenderla, Gran Maestro. Tu non mi offendi affatto, Cavaliere. Ma ricorda, una volta che si è conosciuto il potere, non si è mai più del tutto uguale a prima. Sentito, ragazzi? Adesso forse mi tratterete con un po' più di rispetto. Oh no, ho fatto piovere! Gran Maestro, digli di smettere! È un piacere di averti tra noi, cavaliere. Abracadabra! Firulì, firulà! Sanadu, non piove più! Devo essere davvero ridicolo!